si trovano spesso, sempre più spesso, in rete varie interviste a ragazzi e ragazze giapponesi in cui vengono poste delle domande sull'Italia e sugli italiani. Domande del tipo: ti piace l'Italia? Cosa ne pensi? Cosa ne pensi degli italiani? Insomma, quel genere di domande la cui risposta sarà sempre comunque scontata nella stragrande maggioranza dei paesi del mondo. Prima di potersi approcciare ad un'intervista con dei giapponesi, bisognerebbe sia conoscere alcune loro convenzioni sociali e magari anche renderle note al pubblico. Parlo di honne e tatemae. Cosa sono? Hai presente quando, per esempio, qualcuno starnutisce e ti viene istintivo rispondere salute? Ecco, non c'è bisogno quindi di spiegare perché questo accade. Lo abbiamo oramai nel DNA, ce lo hanno inculcato fin da bambini, tutto attorno a noi lo fanno. Istintivamente la nostra bocca reagisce e pronuncia questa parola. Honne e tatemae sono la stessa cosa per i giapponesi, solo che non scattano al momento dello starnuto. Ma vediamoli assieme. Honne significa il vero suono e si riferisce a ciò che interiormente si prova riguardo qualcosa o qualcuno. Il proprio reale pensiero su qualcosa e le proprie emozioni, insomma tutto ciò che di più vero esiste in un essere umano. Tatemae significa facciata e si riferisce a ciò che per educazione, consuetudine e dovere sociale va detto e o fatto, e come questo vada detto e o fatto. In parole povere, ogni giapponese per cultura, per nascita e oramai inciso a fuoco nel DNA ha questa dicotomia dove da un lato c'è ciò che prova riguardo un determinato argomento e dall'altra tutta una serie di regole comportamentali su come esprimere tale sentimento. Per fare un esempio banale, confrontando con l'educazione italiana potremmo parlare di un film. A una persona magari questo film non è piaciuto proprio, sotto nessun punto di vista, mentre al suo interlocutore è piaciuto tantissimo. L'educazione imporrebbe di non dire il film fa schifo per non ferire i sentimenti dell'interlocutore. Basta anche un semplice a me quel film non è piaciuto molto, per essere sinceri e allo stesso tempo educati. In Giappone funziona in maniera diversa. Sia il film fa schifo che a me quel film non è piaciuto molto non sono frasi carine da dire, mettono comunque in imbarazzo l'interlocutore, creando un disagio e un attrito, seppur minimo. La sincerità può essere momentaneamente accantonata per una cosa così da poco e far prevalere l'educazione e il rispetto. Si proverà a glissare la domanda se proprio non ci si sente in vena di dire un timido «Ma sì, dai, era carino». Bene, ora prendiamo questo esempio e inseriamolo in tutti i contesti possibili ed immaginabili. Avete ora un'idea delle regole comportamentali e sociali giapponese del tatemae. Ci sarà chi dice: ma tutti seguono questo honne tatemae? Non credo proprio. Forse non ci crederete, ma in Giappone la società è rigidamente strutturata e tutto si basa su dei binari ben precisi: il lavoro, la famiglia, le relazioni interpersonali. Questo non significa che siano tutti dei robot senza cervello e senza emozioni, ma semplicemente la società e quindi gli individui che la compongono hanno una cultura e un modo di fare che ama seguire degli schemi ben precisi. Insomma, è più facile trovare un italiano che non dice salute quando un amico starnutisce, piuttosto che un giapponese che esterna, soprattutto con uno straniero, il proprio honne. Bene, con in mente questa doverosa premessa, la domanda sorge spontanea: come si può realizzare un'intervista sperando di ottenere risposte totalmente veritiere? Beh, semplicemente non possiamo.